anytime of beer, you can find me. 30 persone confessano di non aver mai provato cose normali della vita. Ma che cazzo di video è, ragazzi? Ciao a tutti ragazzi, io sono Doge Xmur e benvenuti in questo nuovo video. In realtà un senso ce l'ha questo video, ma sarà un video molto particolare. Cosa sto pestando? Dicevo, in realtà è un video particolare, però un senso ce l'ha. Stupirci di come alcune persone non abbiano fatto veramente delle cose più banali tutta la vita. Ma potrebbe essere che in alcune di queste confessioni, diciamo, vi ritroviate anche voi. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Un po' di stronzi e siate sinceri. E lasciate un mi piace che siete dei taccagni. Iniziamo da... Ah, però non c'è, sono anonime. Non ho mai sentito parlare Kim Kardashian. Mi associo subito alla prima. Vedi che non è così ordinary. Cioè, chi cazzo l'ha mai sentita parlare? Kim Kardashian. Se non mi dicevano che aveva 100 milioni di follower, manco l'avrei seguita su Instagram. Non sono mai passata accanto a un cane senza sorridergli. No, io questo l'ho fatto onestamente, perché cioè non è che adesso ogni cane che passa mi metto a sorridere, sennò devo stare a ridere tutto il giorno. Invece no, voglio che la gente mi veda quanto mi girano le palle. Quindi non sorrido. Anche se alcuni cani sono proprio cani. Inoltre, che cazzo è quello di prima? Non ho mai guardato un episodio di Game of Thrones, The Walking Dead, o non ho mai visto nessun film di Twilight. Allora, se non fosse che mi sono visto metà di Game of Thrones, perché poi non riuscivo a trovarlo in streaming piratato, quindi mi sono rotto le palle, perché lo vedevo in inglese sabita, perché sono aristocratico cribio e me lo devo guardare in lingua originale. The Walking Dead mai visto, quindi ok. Twilight purtroppo me l'ha fatto vedere Federica. Madonna, quante volte ci prova ancora tutt'oggi. Rivediamoci Twilight. No! Non mi sono mai rotto un osso. Io pure, cazzo, io pure. Bellissima sta cosa, ragazzi. Non mi sono mai rotto nulla. Adesso domani, anzi quando uscirà questo video, posterò una foto su Instagram di me tutto col braccio ingessato. Ma mai niente, una dislocatura. Niente. Non mi sono mai scassato nulla. Beh, giustamente ragazzi, le proteggo bene le ossa, quindi non si corre questo rischio. Pessima questa. Fino ad ora non ho mai fatto la dieta. No, e allora sei un cuinuto. Perché qui, ragazzi, ovviamente non posso esimermi dal mandarti a fango, perché io sono costantemente a dieta. Quindi purtroppo sta gioia non l'ho mai provata. Sono svedese e non sono mai stato all'IKEA. Io sono palermitano e non sono mai stato nella cattedrale di Palermo. E nemmeno dentro il Teatro Massimo. Sono ridicolo. Non ho mai mangiato al McDonald's a 52 anni. Cioè mai, nemmeno dici una volta di sfuggita perché eri disperato, non sapevi dove mangiare, eri in fretta, non c'era nessun altro posto che ti ispirasse. Mai entrato in un McDonald's. Pazzesco. Ma manca al McDrive, dici gelate, cose da sport. Che vita di me. Non ho mai imparato a guidare la bici. Ad andare poi in bici, non ho mai imparato l'italiano a quanto pare. Quando la gente mi dice sarà semplice come guidare la bicicletta, il mio cervello subito pensa al pericolo. Beh, tra te e quello che non è mental McDonald's, onestamente ve la giocate, eh? Chi è più minchia di tutti e due? Forse però quello del McDonald's, perché allora non hai mai imparato a guidare la bici, ad andare in bici? Non è normale, però ok, posso capirlo. Ma non essere mental McDonald's, raga. Ma come cazzo fai a non andare mai al McDonald's? È come rimanere vergini a vita. No. Non ho mai perso le mie chiavi. Uso lo stesso portachiavi da quando ho 12 anni. Cambio semplicemente le chiavi o ne aggiungo di nuove. Beato tu. Forse chiavi nemmeno io. Sono troppo, non lo so, c'ho una memoria troppo volatile per poterti dire se non le ho perse mai nemmeno io. Ma mi pare di no. Altre cose, a voglia. Cioè, ho perso pure la dignità su YouTube, però le chiavi forse nemmeno io. Batti 5, bro. Non ho mai usato un Xbox o una PlayStation. Ti giustifico solo se sei povero, perché se non sei povero, cioè ragazzi, mamma mia, ma le sberle che vi darei. Non ho mai visto il Titanic. Porca troia, questo pure è grave. Allora, anche a me mancano delle pietre miliari della cinematografia. Però cazzo, il Titanic, solo per la colonna. No, mi si è scaricato.
Non ho mai visto nessun Star Wars. Ecco, ecco, questo ne andrei molto fiero di dire nemmeno io, perché raga, non mi piace, non è il mio genere, non ci posso fare un cazzo. Però in realtà ho visto, ne ho visto uno recente di Star Wars al cinema. Mi sono addormentato. Vedo la barra di dislike che cresce. Però, a parte questo, sono contento. Ti sono vicino, bro. Non ho mai guardato una partita di calcio. Non so nemmeno le regole. Pensavo di poter nominare 3 giocatori di calcio, ma ho scoperto che David Beckham si è ritirato. George Best è morto. Quindi mi rimane Wayne Rooney. Mamma mia. Ecco, io ad esempio ho lo stesso problema, nel senso che conosco un sacco di nomi di giocatori vecchi, tipo quelli vecchi del Milan, tipo Rullit, sì, un rullo di tamburi. Rullit, Rijkaard, Van Basten, c'era come si chiamava? West? Wea forse? Insomma, tutti sti Van Nistelrooy, cioè proprio questi vecchi. Ma di quelli nuovi, niente. L'altro giorno non sapevo nemmeno chi cazzo fosse Piontek. Vedevo l'esultanza così, ho detto, ma che cazzo è che fate così come dei minchia? Era l'esultanza di un giocatore. Non ho mai odorato qualcosa. Sono nato senza l'olfatto. La cosa più vicina alla quale sono arrivato è stato odorare qualcosa nell'aria. Che cazzo vuol dire non hai il senso dell'olfatto? Esiste questa malattia? Guarda il lato positivo. Se mi stai accanto non senti la puzza di merda scorreggio. Perché fidati che ne sparo molte. Non ho mai posseduto una carta di credito. Forse di credito nemmeno io, sai. Quella proprio con i codici rialzati. Forse quella nemmeno io. Quindi di debito sì, le altre carte. Bancomat, carte di debito. Ma carta di credito forse mai. Sono un abitante del nuovo millennio che non ha mai ordinato qualcosa su Amazon. Se riesci a vivere senza sensi di colpa e senza sentirti fuori luogo, ben per te. Hai fatto bene, hai risparmiato sti soldini. Non ho mai mangiato una mela cruda, perché poi la torta di mele mi piace. Questa gente proprio storta. Forse mio fratello è un coi come a te. Mio fratello nemmeno ha mai mangiato mele, forse in vita sua. Da piccolo, perché mia madre gliele ficcava in gola. Poi appena ha capito che violentare la trachea imponendogli di mangiare la frutta non era la scelta migliore, si è arresa al fatto che non mangi nessun tipo di frutta. Non sono mai stato mandato al tappeto. Manco io, per fortuna. Minchia, andare al tappeto vuol dire che ti hanno sganciato un marrovescio in bocca. Per fortuna finora nemmeno io. Non ho mai visto Friends, Fraser o Seinfeld. Non ho mai comprato un biglietto della lotteria. Attenzione, biglietto della lotteria forse nemmeno io, perché lo compravano i miei. Poi vabbè, gratta e vinci, tutte ste stronzate, almeno una volta l'abbiamo fatta. Ma forse la lotteria mai. Non sono così rare come cose. Mi sto ritrovando in un sacco di persone. Il che potrebbe significare tranquillamente che ho un sacco di problemi e sono disadattato anch'io. Però è figo non essere da soli. Non ho mai cambiato una ruota di una macchina. Non ne vado a, diciamo, del tutto fiero. Ma non è mai successo. Io l'ho cambiata una volta, ma mi ha aiutato qualcuno. Quindi letteralmente non ho mai cambiato anch'io una ruota di una macchina. Penso che sulla teoria, cioè teoricamente dovrei riuscirci. In pratica, mai stato punto da un'ape e ho 45 anni, nemmeno io, e ne ho 23. Non sono mai stato su Facebook e non ho nemmeno mai visto la sua interfaccia o come si chiama. Chiama quello che non ha mai ordinato su Amazon e fatevi un viaggio, non lo so, verso una meta turistica che vi sciocchi la vita, tipo Ibiza, qualcosa di veramente osè, così proprio... Secondo me perché avrete vissuto in una caverna per tutta la vita. Io conosco gente che non ha mai installato Instagram nel proprio telefono. Credo che siate sullo stesso livello. Cioè credo che... Però Facebook è più grave. Facebook ce l'hanno proprio tutti, ragazzi. Non ho mai masticato una chewing gum. Cioè non ne vedo proprio il senso. Tipo tu la mastichi per un po' e poi la sputi. Non lo so. Ma allora lo scopo... Che cazzo fai? Lo entri per un po', poi lo esci e basta. Non ne vedo il senso. Ma che cosa vuol dire? No, ragazzi, non ci credo che esista gente così veramente scema. Cioè, questo è scemo come i muri. Come i murri pure. Mai letto qualcosa nel bagno mentre ero sul gabinetto.
alieno. Penso tu non sappia leggere a questo punto. Come cazzo lo passi il tempo se non leggi? Almeno il telefono. Cioè, non è che cosa fai in bagno mentre... Proprio tu ti perdi nell'atto pratico. Ti concentri solo su quello. Non ti interessa distrarti. Vabbè, beato tu. Mai ordinato un drink al bar? Mai bevuto una tazza di tè? Ah, e poi finiamo con... questo che ha fatto proprio un purpurri. Mai visto il Titanic, mai stato in un Walmart e mai stato su un autobus. Devo dire che ragazzi ci sono alcune che mi hanno lasciato veramente perplesso e basito. Io scioccato perplesso. Ed altre nelle quali mi sono rivisto. Quindi in realtà anch'io sono un po'... alienetto. Fatemi sapere quali di queste invece voi non avete mai fatto. Così entriamo a far parte della famiglia degli strani. E non mi sento meno solo, per se non altro. Mi raccomando, lasciate un bel like. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Woo!